Quindi ragazzi, se nel video la voce rauca è perché sto male, ho raffreddore e forse un po' di febbre, ancora non so. Mi raccomando però, arriviamo almeno a 10 like, tanto così per vi regalo sta cosa. Ciao ragazzi, sono tornato su YouTube finalmente, come alcuni di voi potrebbero dire. Ma in realtà ci sono molte spiegazioni perché non ho postato video. La prima... non spoilerò perché uscirà oggi pomeriggio sul canale, come vedete, credo dalla mia voce, non state sentendo dalla mia voce, sto male, il raffreddore, speriamo che non sia covid, ma non credo che sia cheat, no niente, ma io sì per favore. Intanto io prego nei commenti di scrivere delle cose che vorresti vedere in questo mese. Vi devo dare delle spiegazioni per due semplici motivi. Vi faccio scegliere a voi alcune cose. La prima cosa che vi faccio scegliere è... quindi io posterò due video al giorno. Intanto ora questo qua lo dico. Posterò due video al giorno per un paio di giorni e poi tutti gli altri saranno preregistrati. Quindi, in che senso preregistrati? Preregistrati nel senso che io non giocherò, ma usciranno lo stesso. Quindi, perché farai video preregistrati? Farò video preregistrati perché il prossimo anno, come quasi tutti saprete, io e altri, come Hyper Ninja, eccetera, dovremmo andare al primo superiore, siamo in classe insieme, quindi oltre a quello, vabbè, non c'entra niente. E quindi noi, almeno io, ho preso questa decisione di andare a fare questi video. Li farò lo stesso, non vi preoccupate. Usciranno due video a settimana il bando, però che li deciderete voi. Quindi fatemi sapere se volete qualche live. Le live saranno diminuite, quindi saranno solo la domenica. Ovviamente la domenica sarà un giorno di riposo per la scuola, come ovviamente. Però io registrerò i video della settimana, quindi io il sabato uscirà un video preregistrato. Oppure due, ancora non si sa niente, vi sto dando delle ipotesi che ovviamente grazie a voi, grazie al vostro supporto, deciderò cosa fare. Intanto la prima cosa che ho notato è che la community italiana su YouTube non funziona tantissimo. Il problema è stato questo. Uno, il problema è proprio questo qua. Uno che è ancora, infatti io ho sbagliato per questo. E là ho capito, però la community italiana fa, non tutti, fa davvero schifo, perché non è giusta sta cosa. Questa cosa non giusta è che due persone, a me non mi importa, meglio non averli iscritti così, si sono disiscritti al mio canale. Ok, non mi importa niente, giuro, non mi importa niente. Però vuol dire che c'è un motivo per non pubblicare video, non perché non ne voglio fare, perché se uno arriva a 100 iscritti, vuol dire che se li merita quei 100 iscritti. E quindi, o poi se arriva a 200 iscritti, vuol dire che se li merita quegli 200 iscritti. La cosa è così. E intanto vi lascio un link di uno youtuber bravissimo, perché è bravo, Hyper Ninja. Sì, è un mio compagno, sì, sei di parte. Non è vero. Avete visto i suoi video? No, perché ha 50 iscritti. È giusto così, se li merita quei 50 iscritti, intanto. Io non lo so se mi merito i 178 iscritti, però intanto lui si merita i suoi 50 iscritti, che sono più che buoni. Ovviamente. Il problema è semplice. Il problema, in questo caso, ora non parliamo di lui, parliamo di me. Il problema è che la community italiana, un po' di persone, fa un pochino schifo, nel senso, no che ora sto criticando a tutti, perché se uno non pubblica video si disiscrivono le persone. Ma che cazzo di senso ha, scusatemi, spiegatemelo voi. È giustissimo che io penso, vabbè, questi qua di sicuro è stato perché non ho postato video. Ok, non mi interessa, non avere iscritti così è meglio, secondo me.
Ora, se si guardano i miei video, poi si riscrivono di nuovo perché io le persone le conosco. E quindi il problema principale è questo qua, che fanno vedere che sono persone che vogliono sempre video. Ok, io vorrei vedere ora ad organizzarsi a fare video. Allora, vorrei vederli. Scusate. Sì, non mi sto interessando di questi due iscritti, ma per niente. Non mi sta interessando, però se sarebbe al contrario, non lo dico che cosa succederebbe. Ok? Il problema è questo qua principalmente. Ora io sto male, quindi credo che sto ancora peggiorando perché credo che si stia sentendo. Il problema principale è proprio questo. Perché se io non posto video, allora si devono iscrivere le persone. Si devono disiscrivere. Quindi vorrei essere spiegato che senso ha sta cosa. Quindi scrivetemi nei commenti se appoggiate oppure non appoggiate il ragionamento che ho fatto io. Oggi pomeriggio posterò un altro video dove spiego quello che mi è successo. In realtà lo dovrei postare, però se peggioro ragazzi, io non pubblicherò video per un paio di tempo fino a quando non mi riprenderò abbastanza. Poi, casomai, se mi potrei prendere pure una dachipirina e quindi farmi passare un po' di questo raffreddore come stanotte. Purtroppo stanotte non ho dormito, non lo so che cosa mi è successo. E quindi io non appoggio proprio il modo come alcuni prendono le cose. Tipo, io non appoggio il modo che alcuni youtuber appena mettono dei video vengono criticati. Tipo, e va bene, questo video è fake. Ok, il video può essere fake, va bene. Però sembra per fare un video fake. Ragazzi, il tempo ci vuole. Anzi, se è fake, quindi è tutta finzione, ci vuole ancora più tempo. Io vi posso dire una cosa. Tutti i miei video che avete visto, dal primo a questo qua, lo sai, lo sapete, che io non ho mai scritto un video. Tutto questo che voi vedete è improvvisato. Tranne quello della nuova stagione, che doveva essere bellissima e poi non è successo niente perché pure ho avuto questo problema. E quello là sono entrato negli SJ, che ovviamente è stato scritto, ma anche tipo quelli là quando facevo le storie di Fortnite, vi ricordate? Credo di sì. E quindi ho postato questi due video che erano, vabbè, scritti relativamente, perché quello con il del team ovviamente c'era un po' di cose da seguire, quindi il provino era logico che si doveva fare in quel modo. E invece quello là del video della stagione in realtà è stato pure fatto così perché dovevo inventarmi qualcosa. Se non sbaglio era un video di Fortnite, ora non mi sto per niente ricordando. Ma intanto quel video non lo so quanti like ha fatto perché non ho controllato per niente io YouTube in questi giorni, quindi non so che cosa mi sono perso. Ho giocato a Fortnite, sì, e ho visto un po' di video. Però sapete com'è? Non sono stato l'unico a prendere questa decisione di andare in pausa. No? Ok, come sapete non sono stato l'unico. Il problema è stato principalmente una mancanza di voglia. Le mancanze di voglia sono la cosa più no brutta. Tipo, non ti rovinano. Ti fanno qualcosa che tipo, ti viene la voglia. Vabbè, ora registro. Però appena registri, ti secca. Oddio, ma è fortissimo anche da lontanissimo.
La tattica. E me l'ha strillato quel bastardo. Vedete che sempre è forte. Non si l'hanno rimessa. Vedete, vedete, vedete che lo... Grazie Fortnite che sei molto rotto. L'ho ucciso dall'intre muro. E lo dico io, che non le dico mai queste cose. Ma Fortnite, Fortnite, sei tutto rotto. Beh, non ci fa niente, è andato bene, bene per me, un'altra kill in più. E quindi ecco quello che vi dicevo. Il problema è stato principalmente la mancanza di voglia. Questo qua non è il video in cui vi spiegherò tutto. È un video per divertirci intanto, non pensiamo a queste cose, dai. È un video di Fortnite normale. In realtà questo video era nato per il principio che volevo ritornare su YouTube, però vi volevo dare dei sondaggi infatti da fare e relativamente ve li ho fatti. Se non avete capito, nella in alto a destra, se non sbaglio, ci saranno delle schede, se me le farà mettere il mio caro amico YouTube. Ok, quello al cerco. Quello al cecchino, ragazzuoli. Quindi se lo riesco a pushare, invece di pensare... Vabbè, non so che vi dico. Prendiamo e la metto. Il mio amichetto là, ma lo prendiamo, perfetto. Vediamo se ritroviamo quello. Eccolo qua. Mettiamoci piano. Con calma. Tutto si fa con calma, ormai. Hai super poterissimo? Sì. Tanto non lo ucciderò mai perché... Oh, io, vedi. Cheat. Sta... Oh! Mi ha bucato! Oh, oh, oh. Ma questi sono il superpotere, brutto Pinocchio! Ma bravo Finocchio, te lo posso dire, bravo Finocchio. Quindi ragazzi, il problema è stato questo qua. La mancanza di voglia, posso dire solo questo. Poi, ora, da domani, e l'avevo detto nello scorso video, però, nello scorso video, tra virgolette, nelle scorse clip che avevo fatto, ma non vi metto perché l'ho eliminato, perché... starnuti subito, anzi ora non sto starnutendo e ho fatto un colpo di tosse, quindi ok. Poi mi sento un pochino più male, un minuto. Oggi, questo mese mi sono ricordato che devo uscire la Rapina Perfetta 2, ragazzi. La Rapina Perfetta 2 non uscirà. Per quale motivo non uscirà la Rapina Perfetta 2? Perché non ho scritto niente, ragazzi. Quindi il colpo resta invariato. Ah, ragazzi, mi dispiace anche per questo qua. L'avete voluto voi. Che voi avete voluto la Rapina Perfetta 2. Però siccome non ci siamo organizzati anche... Perché poi da maggio a settembre c'è tanta strada, quindi il problema è stato principalmente che l'estate nessuno gioca tanto. Io pure ho giocato a qualche gioco, ma ragazzi, questa estate secondo me è stata una delle più brutte. Quindi no, non mi sto mettendo a piangere, non vi preoccupate, è che sono... ho la gola che mi fa male. Non posso parlare anche tanto bene, poi ho raffreddore, tosse, tutto quello... che volete. Stanotte infatti non ho neanche dormito, come vi ho detto. Non so che cosa mi è successo. Ora, se io ottengo l'autorizzazione da Hyper Ninja, vi carico un bellissimo video, vi faccio una bellissima reazione a un suo video. Se vi ho spoilerato qualche cosa, ora io glielo chiedo ovviamente, perché prima voglio avere l'autorizzazione. Non li copio niente, ragazzi, non vi preoccupate. Lui ha fatto un montage bellissimo. Vi lascio invece il link del suo canale. Vi lascio il video, perché il montage è veramente top. È molto carino, molto simpatico. E quindi secondo me si può fare qualcosa. Quindi questo ragazzo
questo mio amico in realtà, si merita anche i 100 iscritti, perché ragazzi seriamente è bravissimo a fare video, e già avere 50 iscritti, ad avere queste skill così, avrà molto successo, perché le persone così si capiscono subito. Io non lo so, io ancora non so come andrà a finire il mio canale. C'è una piccola probabilità che questo canale chiuderà. Scherzavo! Oh, guarda la faccia che ci aveva creduto. Guarda la faccia che ci aveva creduta. No, scherzo. Sì, no, no, ormai che sto tornato non lo chiudo. A meno che non succeda qualche cos'altro. Vabbè, ma non credo. Ragazzi, dai. Vieni qua. Oh, 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 fuck you. Ah, oh, yes. Oh, oh. Quindi, quindi io vi ringrazio per quello che avete fatto in questi 2 anni meravigliosi, perché scherzando, io questo canale, sapete quando l'ho aperto? 7 settembre 2018, e oggi è il 2 settembre 2020, quasi 2 anni ragazzi, possiamo dire 2 anni. Vi rendete conto quanti anni sono passati? Anche se sono solo 2 anni, 2 anni fanno, sono tanti. Io mi ricordo che l'anno scorso, non mi sto ricordando quando, credo sempre in questo periodo, ho raggiunto 70 iscritti, ragazzi. Ok, ok, dai, è così. E ora sono aumentato di 100 iscritti in quest'anno. Lo sapete quanti sono 100 iscritti? Sono un casino, ragazzi. Oh, l'ho preso, wow. Ehi, ma tutti one shot. Sta partita, vabbè, sono tutti bot in realtà. Vabbè, se questa partita la vinco, facciamo una buona cosa, una buona, vinciamo per una buona causa. Ok, di nuovo, dai. Stavo guardando l'elicottero, quindi ero muto. Quindi io vi prego molta attenzione in questo periodo, perché ovviamente, come state vedendo in questo video, sto davvero male. Tenete Instagram come punto mio di riferimento, vi informerò di nuovo di tutto. Mi sta vedendo un altro sta... aiuto! Un altro starnuto, mi sto vedendo! Ci sta... oddio, che cosa è sbattuto? Un minuto, ragazzi, sto tornando. Se avete sentito qualcosa è che sono solo a casa, quindi ho detto che cosa aspetto la finestra del bathroom, credo. Un minuto, vado a controllare di me che mi sto cadendo addosso. Fermato la finestra del bathroom. La 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 lero, la la la. Aia, che male, mi ha fatto male. Chi cazzo è tutti questi messaggi? Non lo so, poi si può gli scrivere.
Ma che c***o? Ma si vede tipo qualcuno muoversi. Boh. Vabbè ragazzi, sono disoccupato. Oh my gosh. Ok, perfetto. Elicottero. Io mi sento di più dagli elicotteri che fanno un sacco qua. Rubo se c'è ruine parco del re. No, 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 ti prego, ti prego. Ti prego. Ti prego. No, no, non l'ho visto, non l'ho visto, non l'ho visto proprio. Si sta curando, raga. Ora, 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 è il momento buono. Rubo se cervi nel parco del re, vendendoli per denaro. Oh, l'ho preso di nuovo, madonna, ma che cazzo? Oh, sì. Lo facciamo confondere. Mi sparano, non so da dove. Da sopra la montagna. Ma che cazzo di persone devo killare oggi? Eh? Friends, my friends, dove cazzo si? Dai! Ho sminato! Oddio, ho sminato! No, ragazzi, ho sminato! 18 di vita, ci è morto da quello! Ragazzi, quindi per oggi vi saluto qua. Ultimamente uscirà un altro bellissimo video. Tac! E a più tardi, ciao!